¡Mateo! 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 No, che se cantate così poi c'è qualche televisione che è capace di dire che eravate qua per Renzi, quindi no, lascia stare. Si sa mai con l'informazione che c'è in Italia. Ma hanno già detto tutto, a noi stanno a cuore i lavoratori e i risparmiatori. Due cose io farei se fossi Presidente del Consiglio. Primo, chiedere le dimissioni del Consiglio d'amministrazione. Il signor Profumo dovrebbe dimettersi, punto. È uno così indipendente dalla politica che l'anno scorso è andato a votare alle primarie del PD, ha votato Renzi, ha detto che votare per le primarie è un dovere prima ancora che un diritto. Ebbene, dimettersi se ti bocciano è un dovere prima ancora che un diritto. Quindi l'attuale Consiglio d'amministrazione dovrebbe andare a fare altro, magari qualche banca tedesca, visto che gli piace tanto il modello. Secondo, è vero, il Partito Democratico, il modello rosso, questa è la dimostrazione della disfatta di un certo tipo di amministrazione dove non c'è libera impresa. Perché diciamocelo, Toscana ed Emilia Romagna sono il classico esempio di dove non c'è libera impresa. O sei amico degli amici, o sei della Coop, o sei iscritto alla CGIL, oppure non lavori. E quindi... Però, oggi a Siena ci diciamo anche chiaramente che qualcuno che avrebbe dovuto vigilare e fare opposizione o era distratto o aveva convenienza a essere distratto. Dov'era il centrodestra a Siena? Dov'era il centrodestra in Toscana? Noi ci siamo e oggi da Siena diciamo che l'alternativa Renzi c'è, siamo noi e siamo i milioni di italiani che non si riconoscono più nei vecchi partiti del centrodestra, ma ne hanno le palle piene della sinistra che ci sta portando in rovina. Non abbiamo bisogno di finte opposizioni, non ci interessano finte opposizioni. Non la faccio lunga, noi già l'anno scorso abbiamo fatto un'interrogazione a Bruxelles a difesa dei lavoratori, dei risparmiatori del Monte dei Paschi di Siena. Ovviamente Bruxelles ci ha risposto che era tutto regolare, perché se lì disfano l'economia e il sistema finanziario italiano sono solo contenti. Ieri Bruxelles ha promosso la manovra economica di Renzi e c'è credo. Se la manovra economica fatta a Roma va bene a Berlino e va bene a Bruxelles, vuol dire che è un'inculata per gli italiani sostanzialmente. Non è che non occorre uno scienziato dell'economia e della politica per intuirlo. Detto questo mi taccio, non parlo più a lungo, vi do il mio impegno personale, l'impegno della Lega e l'impegno di quello che è oltre la Lega. Perché ormai non basta più la Lega, ormai entro pochi giorni, entro poche settimane presenteremo qualcosa che parla a tutta Italia, da Trento a Palermo, perché non vogliamo morire renziani, perché l'alternativa c'è, l'alternativa c'è.